una grotta sottomarina piena di antichi manufatti Maya, una colossale sfera di pietra e una bizzarra mummia aliena. Il nostro mondo è davvero pieno di misteri. Ad esempio, spuntano dappertutto misteriosi manufatti che non possono essere collocati in un contesto logico. Preparati a tuffarti con noi in un regno di sensazioni archeologiche che ci ricordano ancora una volta che la verità storica è ancora là fuori da qualche parte. La grotta Maya. Sembra la storia di un film di Indiana Jones, ma è la realtà. Nelle fessure, negli angoli nascosti del più grande sistema di grotte sottomarine del mondo, si trovano i resti di antichi esseri umani e di animali estinti da tempo. Nelle grotte allagate di Sanactun in Messico, ad esempio, i ricercatori si sono imbattuti, tra le altre cose, in un teschio umano di 9000 anni fa. L'archeologo Guillermo De Anda, che sta conducendo le indagini sulla grotta, la definisce il più importante sito archeologico sottomarino del mondo. Mentre le dimensioni da record del sistema si estendono per oltre 345 km, il team di De Anda ha scoperto che un vasto sistema di grotte sotterranee, chiamato Dos Ochios, è collegato a Sanactun. Questi sistemi di grotte collegate, a loro volta, contengono le ossa di animali estinti del Pleistocene, tra cui resti di bradipi giganti, orsi dal naso corto e gomfotteri, erbivori simili agli elefanti. Il motivo per cui le ossa sono finite proprio in questo sistema di grotte non è stato chiarito in modo definitivo. È ipotizzabile che gli animali siano caduti nei cosiddetti cenotes o pozze d'acqua e siano annegati. Tuttavia, alcune ossa potrebbero anche essere state trasportate nella grotta dall'innalzamento del livello del mare. Il risultato è che il complesso ospita quasi 200 siti archeologici diversi, più della metà dei quali appartengono alla leggendaria civiltà Maya. Gli imperi Maya fiorirono tra il 2000 a.C. e il 1000 d.C., ma le loro tracce non sono ancora del tutto scoperte. È possibile che alcuni resti umani siano stati depositati nelle grotte dopo la morte, mentre altri potrebbero provenire da sacrifici rituali. Inoltre, gli archeologi hanno scoperto ceramiche, opere d'arte e statue che probabilmente venivano gettate nei cenotes come parte di rituali sacri. Tuttavia, sebbene nella grotta siano già stati registrati molti reperti sorprendenti, i ricercatori sono certi di aver scoperto solo la punta di un iceberg archeologico molto più grande. Infatti, i siti subacquei sono ben lungi dall'essere completamente mappati e per questo motivo nessuno sa quali tesori non ancora scoperti giacciano lì. Enigmatica sfera di pietra. Opera di una civiltà avanzata perduta o semplicemente uno strano scherzo della natura? Da quando è stata scoperta l'enorme sfera di pietra in Bosnia, gli esperti si sono interrogati sulla vera origine di questo oggetto massiccio. Con un diametro di 3,3 metri e un peso stimato di 35 tonnellate, la sfera ha attirato molti visitatori curiosi nel corso degli anni. Se a questo punto ricordiamo brevemente le misteriose sfere di pietra della Costa Rica, è effettivamente ragionevole supporre che si tratti di un manufatto costruito dall'uomo. Questa ipotesi è sostenuta anche dall'archeologo Semir Osmanagić. Sebbene l'imponente struttura si trovi in una foresta vicino alla città di Visoko, l'Indiana Jones bosniaco afferma che proviene da una civiltà sconosciuta che abitava la regione oltre 1000 anni fa. Inoltre, il colore rosso-marrone della sfera indicherebbe un contenuto di ferro molto elevato. Tuttavia, altri esperti sottolineano che questo contenuto di ferro è tipico di una cosiddetta concrezione. Anche in questo caso si tratta di aggregati minerali che si formano in modo del tutto naturale. La mummia di Atacama. Tutte le accese discussioni sono finalmente giunte al termine? Da quando nel 2003 è stata ritrovata la cosiddetta mummia di Atacama nel deserto cileno, che le dà il nome, l'opinione pubblica mondiale si è spostata su una domanda fondamentale: cosa diavolo è? Dopotutto, una cosa è indiscutibile: con le sue dimensioni di 13 cm, il suo cranio allungato e le sue ossa straordinariamente dure, lo scheletro sembra tutt'altro che umano. In questo contesto, alcuni sospettano che si tratti dei resti di una specie completamente sconosciuta, una specie che potrebbe non essere nemmeno arrivata dalla Terra. Tuttavia, l'analisi scientifica del DNA dipinge un quadro molto più terrestre. Di conseguenza, l'analisi ha concluso che il materiale genetico proviene da un essere umano. Tuttavia, gli esperti non riuscivano ancora a spiegare il bizzarro aspetto della mummia di Atacama.
Alla fine, un'analisi del genoma più tardi, uno studio ha scoperto che lo scheletro presentava un totale di 7 mutazioni genetiche, tutte influenzate dalla crescita umana. Pertanto i ricercatori ipotizzano che lo strano aspetto sia dovuto alla combinazione di queste mutazioni. Tra le altre cose, queste portano a senescenza precoce, bassa statura e gravi malformazioni. Di conseguenza, il presunto alieno è probabilmente un feto nato morto o un bambino morto poco dopo la nascita. La spada vichinga. Ogni estate, Saga Vanecek si reca con i genitori e il fratellino al lago Vidostern, nel sud della Svezia. Sebbene la bambina sia solita costruire castelli di sabbia o far saltare i sassi sull'acqua, qualche anno fa è accaduto un incidente che ha reso Vanecek una celebrità nazionale. Quando Saga è entrata in acqua in una splendida giornata estiva, ha sentito improvvisamente qualcosa di lungo e duro sul suo ginocchio che spuntava dal fondo argilloso del lago. Dopo aver estratto l'oggetto, notò subito che era completamente diverso dai bastoni e dalle pietre che trovava di solito in quel luogo. Ecco, Saga aveva appena scoperto un'antica spada vichinga che ha lasciato increduli gli archeologi che ha contattato. Sebbene la spada abbia un'età stimata di 1500 anni, inizialmente alla famiglia era stato chiesto di mantenere il segreto sull'emozionante ritrovamento. I ricercatori volevano prima accertarsi che non ci fossero altri tesori storici nascosti nel lago. E infatti, in seguito, gli esperti avrebbero rintracciato un'altra spilla dell'epoca vichinga e una moneta del XVIII secolo. E anche se per Saga è stato un po' peccato dover consegnare la sua spada al museo locale, è felice che ora possa essere ammirata anche da altre persone. Una città in cantina. Vecchi vestiti, giocattoli dimenticati da tempo, una città in piena regola. I ritrovamenti in cantina sono davvero emozionanti. Eh sì, hai appena sentito bene. Nel 1963 un uomo in Turchia fece una strana osservazione. Le sue galline continuavano a scomparire attraverso una fessura nel seminterrato che si era aperta durante i lavori di ristrutturazione. Per scoprire dove potessero andare a finire, l'uomo abbatté una parete e scoprì qualcosa di quasi incredibile. Il singolare ritrovamento nel seminterrato è da allora noto come Derinkuyu, che descrive una colossale città sotterranea. Situato in Cappadocia, tuttavia, il sito nascosto è ancora accompagnato da molti punti interrogativi. Ad esempio, non sappiamo esattamente chi abbia costruito Derinkuyu e perché. Alcuni esperti suggeriscono che il sito sia stato costruito dagli Ittiti oltre 4.000 anni fa. Altri ritengono che si tratti di un rifugio cristiano segreto. Tuttavia, la maggior parte di Derinkuyu giace ancora nell'oscurità. Si stima che finora sia stato scoperto solo il 25% del complesso originale. La parte che è stata scoperta comprende 8 piani, con stanze che coprono una superficie totale di 2500 metri quadrati. Oltre alle stanze per vivere e dormire, vi si trovavano anche un monastero, un torchio, magazzini e sale riunioni, chiese e persino un sotterraneo. Per quanto riguarda il numero di abitanti, le stime degli esperti variano molto, mentre alcuni ritengono che qui vivessero al massimo 3.000 persone, contemporaneamente altri considerano ipotizzabile una popolazione di 50.000 persone. Sigillata dal mondo esterno con le cosiddette porte di pietra rotolanti, Derinkuyu disponeva di un sofisticato sistema di ventilazione composto da oltre 15.000 pozzi. Il sistema di circolazione dell'aria funziona ancora oggi e veniva utilizzato anche per il trasporto dell'acqua. Notizie da Saqqara. L'antica necropoli egiziana di Saqqara riserva sempre nuove sorprese. Qualche mese fa i ricercatori hanno scoperto qui diversi antichi laboratori di imbalsamazione, dandoci uno sguardo sorprendente sulle abilità di mummificazione degli abitanti dell'impero faraonico. Realizzati circa 2400 anni fa, i siti contengono letti di pietra su cui i corpi dei defunti riposavano durante la procedura. Alle estremità dei letti, gli scienziati hanno scoperto delle grondaie e dei vasi di argilla che venivano utilizzati per conservare gli organi interni. Inoltre, il ritrovamento comprendeva anche oggetti pratici per l'imbalsamazione, tra cui lenzuola e sale di natron. Per fermare la decomposizione, durante la mummificazione, veniva rimossa tutta l'umidità del corpo. A quanto pare un laboratorio veniva utilizzato per l'imbalsamazione degli animali. Infatti, come è noto, gli egizi erano anche noti per preservare ai posteri gli animali che consideravano sacri. Tra questi, ad esempio, c'erano i gatti, gli ibis e i tori apis. Se si seguono le spiegazioni del direttore del sito archeologico di Saqqara, questa fu la prima volta che vennero scoperti laboratori di imbalsamazione in relazione ai templi.
una circostanza chiaramente diversa dai ritrovamenti precedenti. Finora tali strutture erano sempre state associate alla divinità Apis a Memphis. Nel corso dello scavo durato un anno, i ricercatori di Saqqara hanno anche rintracciato due nuove tombe, che sono notevolmente più antiche dei laboratori di imbalsamazione. Pertanto l'età delle tombe è stimata rispettivamente in 4.400 e 3.400 anni. Gli esperti sono riusciti anche a scoprire l'identità delle persone sepolte. Si tratta di due sacerdoti di nome Nehesut Ba e Menkheber. Tra gli altri ritrovamenti ci sono statue, opere d'arte e persino dell'antico formaggio egiziano. Ti chiedi cosa possa nascondere un antico complesso di grotte? Beh, diciamo che la vita a volte trova modi bizzarri per prosperare anche nei luoghi più incredibili. E non è solo questa grotta a regalarci inquietanti scorci di epoche passate. Resta sintonizzato per scoprire quali cose spaventose, affascinanti e strabilianti sono già emerse nel mistico mondo delle caverne. Grotta di Movile. La Grotta di Movile, in Romania, è una capsula del tempo risalente a 5 milioni e mezzo di anni fa, che apre una finestra vivida sui tempi ormai lontani. Situato vicino alla città di Mangalia, sulle rive di un lago, questo complesso è rimasto assopito sotto la superficie per almeno 500.000 anni. Nel dettaglio, Christian Lascu ha dovuto attendere fino al 1986 per scoprire la struttura, aprendo così la porta a un mondo nascosto che si può tranquillamente definire estremo. Questo inizia già con l'accesso alla grotta. Se vuoi raggiungere la cavità sotterranea, devi affrontare una vena d'acqua a 400 metri di profondità, che per di più è estremamente sulfurea. Lo stesso vale per l'atmosfera all'interno della grotta. Il contenuto di ossigeno è inferiore al 66% rispetto all'esterno. Allo stesso modo, la percentuale di anidride carbonica della grotta supera di 100 volte quella dell'aria esterna. In questo contesto sembra quasi impossibile che la Grotta di Movile ospiti un ecosistema completamente sviluppato. Finora i ricercatori sono riusciti a identificare ben 69 specie diverse, più di 30 delle quali non compaiono in nessun altro posto al mondo. Gli animali della grotta includono ragni, sanguisughe e i cosiddetti pseudoscorpioni, oltre a millepiedi, isopodi e persino una lumaca. Quest'ultima, tuttavia, potrebbe non essere stata originaria della grotta fin dall'inizio, ma è appartenuta alla comunità animale solo per 2 milioni di anni. Particolarmente interessante, senza eccezioni, si tratta di specie animali preistoriche che nel corso del tempo si sono adattate perfettamente al loro ambiente spietato. Ad esempio, alcune creature hanno fatto regredire completamente gli occhi o i pigmenti colorati della pelle. Particolarmente sconcertante, non abbiamo idea di come gli animali siano riusciti ad adattarsi all'atmosfera povera di ossigeno. L'unica cosa certa è che un pilastro dell'ecosistema si basa sull'esistenza di batteri dello zolfo. Questi formano un biofilm sull'acqua sul quale crescono funghi di cui si nutrono le altre creature. E se le creature sono riuscite a sfidare anche i requisiti più avversi, perché non dovrebbero riuscirci anche in altri luoghi della Terra o dell'universo? Strutture enigmatiche. Migliaia di anni fa, alcuni Neanderthal seguivano una procedura sconcertante. Alla luce delle torce, i nostri parenti estinti trascorrevano ore a strappare una stalagmite dopo l'altra dal pavimento della caverna, rimuovendo la parte superiore e la base e posandole accuratamente una accanto all'altra. In questo modo venivano create non una, ma due strutture circolari, ma il significato di questo strano rituale, praticato 175.000 anni fa, in una grotta vicino alla città francese di Tolosa, è un mistero irrisolto. Ma il fatto stesso che venisse praticato ci offre un raro sguardo sull'organizzazione sociale dei Neanderthal. I giorni in cui pensavamo che questa specie del genere Homo fosse rozza e poco intelligente sono ormai lontani. Le prove archeologiche suggeriscono la pressante conclusione che i Neanderthal erano in grado di pensare in modo simbolico, che avevano una conoscenza di base della chimica e che forse possedevano anche una certa capacità di linguaggio. In effetti potrebbero anche aver insegnato agli esseri umani moderni nuove abilità artigianali. Uomo di Altamura.
Nel cuore di un grande sistema di caverne, tra innumerevoli stalattiti, riposano i resti di un individuo che è sempre al centro di accesi dibattiti. Quello che sappiamo è che il cosiddetto uomo di Altamura è stato recuperato nel 1993 in una grotta vicino all'omonima città di Altamura, in Italia. Quello che non sappiamo, invece, è con quale specie del genere Homo abbiamo a che fare nel dettaglio. Originariamente classificato come Homo heidelbergensis e successivamente come Neanderthal, non si esclude l'attribuzione a Homo sapiens. Datato a un'età di circa 130.000 anni, il fossile colpisce soprattutto per il suo grado di conservazione quasi completo. Gli esperti ipotizzano che l'uomo di Altamura si sia ferito cadendo nella grotta e poi si sia perso al suo interno, non riuscendo a trovare un'uscita nell'oscurità assoluta e non riuscendo ad arrampicarsi, si arrese al suo destino e morì. Sebbene l'uomo di Altamura riposi ancora nella grotta, non è possibile visitarla. Il complesso è chiuso ai visitatori. Verdure antiche. Cosa mangiavano i nostri antenati 170.000 anni fa? Ebbene, i resti unici trovati in una grotta in Africa suggeriscono che la dieta paleo comprendeva molte verdure arrostite e ricche di carboidrati. Nel 2016, un team di ricercatori dell'Università di Witwatersrand in Sudafrica ha scoperto decine di frammenti di carbone e in essi, in definitiva, tracce di una pianta del genere Hypoxys. Nel dettaglio, si trattava dei resti dei cosiddetti rizomi, ovvero dei fusti che crescono sottoterra. In termini di contenuto di carboidrati, i rizomi delle piante Hypoxys sono paragonabili alle patate, anche se in termini di gusto ricordano più le patate dolci. Sebbene i semi di ortaggi a radice di altre piante siano già stati trovati in un sito di 800.000 anni fa in Israele, questo ritrovamento rappresenta la prima prova della tostatura degli alimenti. Grotta Chauvet. Non c'è post sui più sensazionali ritrovamenti di grotte di tutti i tempi senza la grotta di Chauvet in Francia. In effetti, se vogliamo, siamo di fronte a una mostra d'arte dell'età della pietra. Rintracciati nel 1994 dall'archeologo ricreativo Jean-Marie Chauvet, gli oltre 400 murales con i loro 1000 animali e simboli dipinti testimoniano come i nostri antenati percepivano il mondo circostante. La datazione al radiocarbonio suggerisce che la grotta situata vicino alla città di Vallon-Pont-d'Arc è stata utilizzata dagli esseri umani in due periodi. Il primo periodo, che risale a circa 37-33.500 anni fa, è stato seguito dalla fase di utilizzo più recente, iniziata circa 31.000-28.000 anni fa, prima della nostra epoca. Che si tratti di rinoceronti lanosi, cavalli, gufi o cervi, gli animali raffigurati caratterizzati da una notevole varietà dimostrano il talento artistico che i nostri antenati possedevano. Tuttavia, costellati da innumerevoli dettagli, gli scienziati sono ancora perplessi sullo scopo che i dipinti avevano all'epoca. Le prove raccolte finora suggeriscono che le opere d'arte furono create come parte di atti culturali e rituali. Se speri di vedere le pitture rupestri da vicino, abbiamo una brutta notizia per te. La grotta Chauvet non può essere visitata dai civili. Il rischio è troppo alto. L'aria che si respira può causare un'alterazione dell'umidità dell'aria e quindi provocare infezioni da funghi. Anche ai ricercatori professionisti è consentito soggiornare qui solo per poche ore e solo per poche settimane all'anno. Il vino più vecchio del mondo. Si dice che i vini migliorino con l'età, ma cosa succede quando il vino in questione non ha solo qualche decennio, ma diversi millenni? In una grotta in Armenia, gli archeologi hanno portato alla luce un antico torchio per il vino, recipienti per la fermentazione e la conservazione, tazze per bere, oltre a viti appassite, bucce e semi. La particolarità: questa stessa grotta era già balzata agli onori della cronaca prima di questo ritrovamento, quando i ricercatori vi avevano rintracciato la più antica scarpa di cuoio conosciuta. Mentre questa è stata realizzata circa 5.500 anni fa, la produzione del vino è avvenuta probabilmente tra il 4.100 e il 4.000 a.C. L'esatta identità degli antichi bevitori di vino che indossavano scarpe di cuoio rimane un mistero, ma probabilmente il vino veniva utilizzato nelle cerimonie in onore dei morti. Gli esperti hanno trovato 20 tombe intorno al torchio. Sono state trovate molte coppe per bere nelle immediate vicinanze delle tombe. La grotta dei cannibali. Nella Gog's Cave, nella contea inglese del Somerset, 14.700 anni fa, si svolsero scene assolutamente inquietanti.
Gli esseri umani predavano i loro stessi simili, smembrando i loro resti e rosicchiando la loro carne fino alle ossa. Ma cosa c'era dietro a questo spaventoso cannibalismo? Gli abitanti delle caverne hanno agito a causa di una grande carestia? Non sapevano come aiutarsi nella loro disperazione? Beh, non proprio. Se si seguono le dichiarazioni degli esperti, la carne umana è stata mangiata nel contesto di un rituale sacro. Il fatto che le ossa recuperate siano state chiaramente rosicchiate da denti umani non è mai stato messo in discussione, visti i segni inconfondibili dei denti. Tuttavia, alcune ossa mostrano anche segni di taglio e tre teschi sono stati addirittura rimodellati, in modo da poter essere utilizzati come ciotole. Ancora una volta, tra le scoperte più affascinanti, ci sono le tacche a zigzag incise su un osso dell'avambraccio. A questo punto non dobbiamo dimenticare una cosa: se per noi il cannibalismo è una pratica crudele, disgustosa e terrificante, in un contesto storico può dirci molto sulla complessità di un gruppo. Di conseguenza, i resti ossei rosicchiati e decorati testimoniano il fatto che le persone dell'epoca manifestavano un credo superiore nelle loro azioni, per quanto strano possa sembrare dalla prospettiva odierna. Gli scheletri non presentano segni che indichino che i morti siano stati uccisi con la forza. È molto probabile che siano morti di morte naturale. Forse l'incisione delle ossa dovrebbe servire alla memoria e o alla riverenza. Forse, ipotizzano i ricercatori, il cannibalismo era solo un modo macabro di sepoltura, diverso nella realizzazione, ma con lo stesso significato di cremazioni, inumazioni e mummificazioni. Ti accompagniamo in un incredibile viaggio in un mondo di mistero e leggenda e ti sveliamo la verità che si cela dietro questo spettacolare ritrovamento. Vuoi scoprire l'inconcepibile? Allora iscriviti al nostro canale e andiamo insieme sulle tracce del passato. L'uomo dietro il mistero. La storia dell'inquietante padre Crespi non potrebbe essere più misteriosa. Secondo alcuni resoconti controversi, il sacerdote si sarebbe imbattuto in un sistema di grotte sotterranee in Ecuador, completo di una biblioteca metallica. I manufatti che vi si trovano stravolgerebbero completamente la nostra visione comune della storia. Ad esempio, le bizzarre strutture collegano le Americhe agli antichi Sumeri, forniscono prove di visite aliene e rivelano una cospirazione globale del Vaticano. Ma quanto c'è di vero in questa storia mozzafiato? E perché la collezione privata di artefatti di padre Crespi è oggi conservata in magazzini e cavò inaccessibili? Innanzitutto, partiamo dai fatti accertati. Quello che sappiamo è che padre Carlos Crespi Croci era un monaco dell'ordine salesiano nato in Italia nel 1891. Dopo aver studiato antropologia all'Università di Milano, decise di intraprendere la carriera ecclesiastica. A tal fine, nel 1923, Crespi fu inviato nella piccola città andina di Cuenza, in Ecuador, per svolgere attività caritatevoli tra la popolazione indigena, un compito al quale il sacerdote si dedicò fino alla sua morte, avvenuta nel 1982. Il sacerdote, di origine italiana, godeva di grande popolarità tra la popolazione locale. Ancora oggi una statua di Crespi ricorda le gesta misericordiose del sacerdote. Tra le altre cose fondò un orfanotrofio e diverse scuole, distribuì denaro e cibo e fu sempre pronto ad ascoltare le preoccupazioni e i bisogni dei residenti. Tuttavia, padre Crespi non voleva solo aiutare gli abitanti di Cuenza, mostrò anche un vivo interesse per le altre numerose tribù indigene dell'Ecuador e cercò di conoscere le loro tradizioni e la loro cultura. La collezione Crespi. Sopraffatti dalla carità disinteressata del sacerdote, gli indigeni iniziarono a donargli vari manufatti in segno di gratitudine per la sua dedizione. Questi oggetti provenivano da ogni parte del paese e rappresentavano praticamente tutte le culture indigene dell'Ecuador. Sapendo che le famiglie della zona erano spesso disperatamente povere, ma che il loro orgoglio impediva loro di chiedergli denaro, Crespi insistette per pagarle per i loro doni. Nel corso dei decenni, padre Crespi acquisì più di 50.000 oggetti. Alcuni di essi, non c'è dubbio, erano chiaramente dei falsi moderni. Per l'ecclesiastico, tuttavia, era il gesto che contava, quindi questo non lo preoccupava. Dopo che la collezione Crespi assunse proporzioni sempre maggiori, il Vaticano concesse il permesso di fondare un museo per ospitare i manufatti. Purtroppo però la maggior parte di essi andò distrutta in un incendio nel 1962. Poiché anche gli esemplari non danneggiati furono successivamente rimossi, il resto della collezione Crespi fu considerato irrimediabilmente perso per decenni. La sorte degli oggetti mancanti era del tutto incerta. Mentre alcuni sospettavano che d'ora in poi avrebbero preso polvere in archivi sotterranei nascosti, altri ritenevano più probabile che venissero venduti a collezionisti privati o portati in Vaticano. Manufatti inspiegabili.
Molti dei manufatti di Crespi erano comuni e potevano essere chiaramente attribuiti a una particolare cultura indigena. Tuttavia, tra la collezione c'erano alcuni oggetti strani che ancora oggi causano accesi dibattiti. Alcuni di questi oggetti sembravano avere uno stile babilonese, altri sembravano essere fatti di oro puro ed erano decorati con strani simboli che non potevano essere assegnati a nessuna cultura sudamericana conosciuta. Sembrava che i caratteri sconosciuti fossero una sorta di scrittura antica. Richard Wingate ebbe l'onore di vedere con i suoi occhi i misteriosi manufatti negli anni 70. Dopo aver esaminato e fotografato la vasta collezione, il ricercatore e scrittore della Florida rimase profondamente colpito. Descrisse gli oggetti come, cito, «il più prezioso tesoro archeologico di tutti i tempi». E con questo non intendeva dire che il valore degli oggetti d'oro e d'argento fosse aumentato a dismisura, ma piuttosto che la collezione sollevava alcune domande storiche fondamentali. Come è possibile che manufatti classificati come assiri, egizi, cinesi e africani siano apparsi tra le fila della popolazione indigena dell'Ecuador? Se si segue la storiografia ufficiale, questi gruppi non si sarebbero mai dovuti incontrare. Anche Crespi riteneva impossibile che le radici degli oggetti fossero in Ecuador, sospettando un'origine babilonese. Infine, Wingate si è lamentato del fatto che, a quanto pare, i ricercatori non sono affatto interessati a venire a capo di questo mistero. Al contrario, sembra che la collezione Crespi sia stata deliberatamente cancellata dall'attenzione del pubblico. La biblioteca segreta. Il 1973 fu l'anno in cui la collezione Crespi balzò finalmente agli onori della cronaca internazionale. In quel periodo fu pubblicato il controverso libro di Erich von Däniken, L'oro degli dei. In esso, il sostenitore della preastronautica affermava che un certo Juan Morich aveva scoperto un sistema di tunnel segreti nelle grotte di Taios in Ecuador, che nascondeva qualcosa di quasi incredibile, una colossale biblioteca di metallo piena di misteriosi manufatti d'oro. Questi oggetti furono poi consegnati a Padre Crespi. Inoltre, von Däniken affermò che gli artefatti provenivano dai ranghi di una civiltà perduta ed erano stati creati con l'aiuto di esseri extraterrestri. Secondo le affermazioni di Morich e von Däniken, la biblioteca consisteva in migliaia di libri con pagine di metallo, ogni pagina ornata da simboli criptici, motivi geometrici e iscrizioni sconosciute. Inoltre, il cavò nascosto era così gigantesco che non poteva essere stato costruito da esseri umani. Gli esseri che hanno creato la biblioteca devono essere paragonati a giganti in carne e ossa. Sulle tracce del mistero. Ma come classificare queste notizie quasi incredibili? Ebbene, questa è una domanda che anche lo staff di Ancient Origins ha voluto approfondire. Per questo motivo sono partiti per l'Ecuador per cercare le risposte sul posto. Con successo, da padre Javier Herrán, l'attuale sacerdote di Cuenca ed ex compagno di Crespi, hanno appreso che i manufatti sono stati acquisiti dalla Banca Centrale dell'Ecuador dopo l'incendio del 1962. In effetti, è stato organizzato un incontro con il dottor Luis Alvarez che ha permesso ai visitatori di ammirare con i propri occhi la restante collezione di Crespi. Tuttavia, Alvarez, che è un vero esperto di Crespi, ha sottolineato che non c'è assolutamente nulla di vero nelle affermazioni di Morich e von Däniken. Piuttosto, ha detto, il sacerdote è rimasto completamente scioccato quando ha saputo della presunta scoperta della biblioteca di metallo. Dopo che la Banca Centrale dell'Ecuador ha acconsentito alla visita, i dipendenti di Ancient Origins si sono trovati di fronte a uno spettacolo sconvolgente. Camminando per i magazzini e ammirando una fila dopo l'altra, hanno notato statuette cerimoniali, armi, gioielli, ceramiche, teschi allungati e persino alcune teste rimpicciolite. L'unica cosa che mancava era qualsiasi traccia delle pagine metalliche della biblioteca sotterranea. Le pagine del libro. A questo punto i dubbiosi potrebbero affermare che i giornalisti non hanno avuto modo di vedere le pagine, ovviamente. Dopotutto i tirapiedi sullo sfondo farebbero di tutto per mantenere l'immagine della storiografia ufficiale. Alla domanda sulle pagine di metallo gli esperti presenti hanno subito fatto finta di niente, dicendo che la banca centrale si è rifiutata di acquistare gli oggetti perché non erano altro che falsi rottami metallici. Ciononostante, il dottor Alvarez ha accettato di guidare i visitatori verso le tavole contestate. Queste erano conservate all'estremità opposta del complesso, in un vecchio edificio fatiscente.
Mentre i manufatti precedenti erano stati ordinati ed esposti con perizia, le piastre erano selvaggiamente ammassate sul pavimento e in semplici scatole di cartone. Bastava una rapida occhiata per capire che i responsabili non attribuivano alcun valore a questi oggetti. Inoltre, i piatti non erano affatto d'oro o d'argento, ma di un materiale molto morbido ed elastico che ricordava l'alluminio. È vero che alcune scene rappresentate erano piuttosto bizzarre, ma sembravano semplicemente delle moderne incisioni su lamiere economiche. Dovevano davvero essere quei manufatti leggendari che von Däniken aveva così pomposamente descritto nel suo libro? Riflessioni finali. A questo punto tracciamo una breve conclusione. Una cosa è certa, padre Crespi ha effettivamente raccolto innumerevoli manufatti autentici dalle file della popolazione indigena nel corso della sua vita. Ma è altrettanto certo che le tavole esaminate dai giornalisti non hanno nulla a che vedere con gli oggetti mozzafiato di cui parla von Däniken in L'oro degli dei. La storia della biblioteca sotterranea non è quindi valida? Oppure gli originali sono sempre stati conservati negli archivi segreti del Vaticano, come si sospetta in alcuni ambienti? Ma anche a prescindere da questo rimane un mistero. Che fine hanno fatto i misteriosi manufatti d'oro fotografati da Richard Wingate negli anni 70? Perché non si trovavano nei magazzini della banca? Erano autentici? E se sì, che significato storico hanno? Anche se ci siamo avvicinati di qualche passo alla soluzione del mistero della collezione Crespi, alcuni misteri rimangono ancora nascosti. Immagina di esplorare una grotta misteriosa e di imbatterti in una scoperta che stupisce il mondo intero. È esattamente quello che è successo a un gruppo di avventurieri e non vogliamo privarti della loro incredibile storia. L'assassino con l'ascia. È il 1916 quando Joseph Henry Loveless uccide con un'ascia la moglie Agnes che dorme. Sebbene Joseph sia stato prontamente arrestato, pochi giorni dopo era già di nuovo in libertà. Ufficialmente l'assassino riuscì a fuggire dalla prigione di St. Anthony nell'Idaho tagliando le sbarre della sua cella. Tuttavia, già all'epoca si vociferava che Joseph avesse probabilmente ricevuto aiuto dall'esterno. Comunque sia, da quel momento in poi non ci fu più traccia dell'assassino con l'ascia e sembrava che fosse riuscito a fuggire. Nel 1979 una famiglia fece una macabra scoperta nella grotta di Buffalo, vicino alla città di Dubois. Un torso senza testa che qualcuno aveva legato in un sacco di tela. Sebbene negli anni successivi siano stati recuperati dalla grotta una mano, un braccio ed entrambe le gambe, ci vorrà fino al 2019 prima che l'identità dell'uomo morto venga finalmente decifrata. Dopo un test del DNA effettuato dal nipote 87enne di Loveless, è stato stabilito che si trattava effettivamente delle ossa dell'assassino in fuga. Dopo tutto questo tempo, tuttavia, possiamo solo fare ipotesi sulle circostanze esatte della morte di Joseph Loveless. Tutto ciò che è certo è che il suo corpo è stato smembrato con diversi strumenti affilati. Alcuni ricercatori ritengono possibile che l'omicidio sia stato opera della famiglia di Agnes. La grotta dell'orrore. Quella che ufficialmente si chiama Grotta di Nahalever è nota agli archeologi anche come Grotta dell'orrore. Ma a cosa è dovuto questo inquietante soprannome? Situato nel deserto della Giudea in Israele, questo sito è balzato agli onori della cronaca perché ospitava innumerevoli scheletri di rifugiati ebrei dell'epoca della rivolta di Bar Kochba. Tra il 132 e il 136, infatti, gli abitanti ebrei si rivoltarono contro i governanti stranieri romani e sebbene i romani subissero inizialmente pesanti perdite, la rivolta si concluse con l'uccisione e la riduzione in schiavitù di gran parte della popolazione. Così, negli anni 60, dalla Grotta dell'Orrore furono recuperati anche gli scheletri di 40 uomini, donne e bambini. I ricercatori trovarono anche altri importanti manufatti, tra cui frammenti di lettere, monete e copie di testi biblici. Ma non è tutto. Nel 2021 gli esperti hanno scoperto nella grotta i resti di una bambina di 6.000 anni fa parzialmente mummificata. La bambina di età compresa tra i 6 e i 12 anni era stata coperta con un panno e deposta in una fossa poco profonda. Nello stesso tempo gli esperti forensi sono riusciti a fare un'altra grande scoperta. Insieme alla tomba hanno scoperto alcuni frammenti dei rotoli del Mar Morto, risalenti a 2000 anni fa.
Si trattava di traduzioni greche dei libri di Zaccaria e Nahum. Squalo dalla preistoria. Se portiamo indietro la ruota del tempo di 330 milioni di anni, ci ritroviamo in un'epoca in cui il Saivodus striatus rendeva gli oceani insicuri. Questi squali preistorici raggiungevano una lunghezza del corpo fino a 9 metri ed erano tra i principali predatori del mondo sottomarino dell'epoca. Qualche anno fa, i ricercatori del Mammoth Cave National Park hanno avuto la fortuna di trovare i resti di questo squalo preistorico. Situata nello stato del Kentucky, l'enorme Mammoth Cave, con un'estensione di oltre 675 km, è la grotta più grande del mondo. Dopo aver trovato qui i denti e le cartilagini fossilizzate del pesce predatore, gli esperti sono rimasti completamente sorpresi. Il solo esame della forma della mascella può aiutare a scoprire di più sullo stile di vita di questa specie e a classificarla con maggiore precisione nell'albero genealogico degli squali. La grotta dei cannibali. È una consapevolezza sconcertante e inquietante. 14.700 anni fa i nostri antenati mangiavano altre persone. I raccapriccianti ritrovamenti registrati nella grotta di Gough, nella contea inglese del Somerset, non lasciano dubbi in merito. Gli esperti hanno recuperato nella grotta diversi resti umani, tra cui un adolescente e un bambino di 3 anni, che mostravano chiari segni di cannibalismo. Molte ossa erano state rosicchiate e masticate e presentavano segni di taglio, mentre 3 teschi sarebbero stati accuratamente modellati in vasi. Ora si potrebbe pensare che gli abitanti di Gough's Cave all'epoca non conoscessero altro modo per aiutarsi a causa di una grave carestia se non quello di attaccare i propri simili, ma non è così. Il cannibalismo non veniva praticato per disperazione, ma come parte di un rituale. Infatti, nella grotta si trovavano anche ossa di cavalli, cervi, polli e lepri, per cui le scorte di cibo dovevano essere tutt'altro che scarse. Inoltre, la lavorazione coscienziosa dei resti umani indica che il cannibalismo preistorico non era dovuto solo alla soddisfazione della fame. Un'analisi scientifica ha dimostrato quanto i teschi fossero preparati in modo coscienzioso. Secondo questa analisi, poco dopo la morte, le parti molli come la lingua, gli occhi e le labbra venivano accuratamente rimosse. Dopo la successiva rimozione delle ossa facciali e della base del cranio, i resti rimanenti venivano modellati in conchiglie. Oggi non è facile ricostruire le ragioni di questa bizzarra pratica. Tuttavia, poiché gli scheletri non presentavano tracce di violenza, alcuni esperti ipotizzano che le persone venissero mangiate solo dopo la loro morte naturale, forse per onorare il defunto. Visitatori della grotta intossicati. Gli esperti hanno discusso per decenni sul ruolo che le sostanze che stimolano la mente hanno avuto nella creazione delle pitture rupestri. Una raffigurazione immortalata centinaia di anni fa sulle pareti del Pinwheel Cave in California dovrebbe ora contribuire a far luce sull'oscurità storica. I ricercatori concordano sul fatto che il dipinto raffiguri una datura allucinatoria. E c'è di più. Non lontano dal dipinto, gli esperti si sono imbattuti anche in alcuni resti di fibre della stessa pianta. Nel dettaglio, si tratta della prima prova conosciuta del consumo di un allucinogeno in un sito di arte rupestre. Ma queste scoperte e questi risultati significano che gli artisti delle caverne dell'epoca erano necessariamente strafatti? Non necessariamente. Infatti, l'effetto della datura è descritto come estremamente estremo. Chi consuma le sostanze psicoattive si trova in uno stato di trance in cui manca il senso del tempo. Allucinazioni molto reali e forti stati d'ansia possono accompagnare l'intossicazione. Alla luce di ciò, agli scienziati sembra improbabile che gli artisti fossero sotto l'effetto di questo effetto debilitante quando hanno realizzato le loro opere. Tuttavia, la grotta è probabilmente servita come luogo per cerimonie rituali di gruppo in cui veniva consumata la datura. Inoltre, strumenti di caccia, resti ossei e utensili testimoniano che il sito non era utilizzato solo per incontri inebrianti, ma anche per altri scopi. Il crone.
Poco dopo che due escursionisti decisero di abbandonare i sentieri ufficiali delle Catskill Mountains di New York, si ritrovarono inaspettatamente all'ingresso di una piccola grotta. All'interno della cavità naturale, gli uomini si sono imbattuti in qualcosa che ha fatto loro gelare il sangue, una bizzarra figura di legno a cui qualcuno aveva conficcato una corda intorno al collo e sei chiodi in testa. Alla fine però la curiosità è stata più forte della paura ed è per questo che gli escursionisti hanno portato a casa l'inquietante oggetto senza ulteriori indugi. Ma poco dopo si dice che nella loro casa si siano verificati alcuni strani avvenimenti, dalle impronte di fango all'odore acre dell'acqua stagnante dello stagno, fino a un incidente che ha fatto pentire gli escursionisti della loro decisione. Il settimo giorno dopo la scoperta, una spaventosa figura d'ombra apparve nel soggiorno, sedendosi rannicchiata in un angolo e fissando gli uomini con i suoi occhi rosso sangue. Da quel momento in poi la mostruosa creatura fu battezzata The Crone. Dopo che gli uomini consegnarono la figura di legno a un museo del paranormale e dell'occulto, anche gli eventi inquietanti cessarono di colpo. La grotta degli Hobbit. La grotta di Liang Bua sull'isola indonesiana di Flores, ovvero la casa degli Hobbit preistorici. Nel 2003 qui sono stati scoperti i primi resti della specie Homo floresiensis, che era molto più piccola dei nostri diretti antenati. Durante la descrizione iniziale, l'età delle ossa ritrovate fu inizialmente stimata in 18.000 anni, il che significava che gli esseri umani moderni e l'Homo floresiensis si sarebbero inevitabilmente incontrati. Tuttavia, recenti studi indicano che i fossili risalgono ad almeno 60.000 anni fa. Secondo le nostre attuali conoscenze, l'Homo sapiens non risiedeva ancora nella regione in quel periodo. Inoltre sappiamo che il primo ritrovamento rappresenta i resti di una donna di circa 30 anni, che era alta meno di un metro e pesava al massimo 29 kg. Ulteriori scoperte hanno poi dimostrato che non si trattava affatto di un'anomalia individuale, ma corrispondeva alle caratteristiche medie della specie. Rispetto agli esseri umani, l'Homo floresiensis aveva piedi insolitamente grandi e piatti, motivo per cui probabilmente si muoveva in modo molto lento. Inoltre, questa specie era dotata di braccia sproporzionatamente lunghe. Particolarmente interessante, se si seguono i miti degli indigeni, l'Homo floresiensis potrebbe essere riuscito a sopravvivere fino al XIX secolo. Gli indigeni raccontarono agli esploratori europei del cosiddetto popolo Ebugogo che i loro antenati avevano incontrato. Erano creature piccole come bambini e, ad eccezione del viso, completamente pelose. Gli Ebugogo comunicavano tra loro con un mormorio inintelligibile, ma anche con un mormorio che ripeteva ciò che la gente raccontava loro. Si dice che l'ultimo Ebugogo sia scomparso poco prima della colonizzazione dell'isola da parte degli olandesi. Sia nella mitologia greca, nelle leggende medioevali o nella Bibbia, chiunque cerchi fonti che riportino l'esistenza di giganteschi colossi non deve guardare troppo lontano. Ma come possono tutti i rapporti sui giganti che sono apparsi nei luoghi più diversi del mondo e indipendentemente l'uno dall'altro essere collocati in un contesto plausibile? Le storie sulle potenti creature che hanno fatto tremare la terra sotto il peso delle loro orme sono davvero solo leggende immaginarie? O l'abbondanza di fonti suggerisce effettivamente che le leggende dei giganti alla fine hanno un nocciolo di verità? Inspiegabile scoperta della grotta. Quanto sono autentici i rapporti che stiamo per presentarvi? Sono semplicemente notizie false o siamo accecati dai nostri atteggiamenti perché semplicemente non vogliamo immaginare che siano vere? Beh, alla fine ognuno deve deciderlo da solo. Una cosa è certa, qualche settimana fa una notizia è apparsa su internet che doveva immediatamente dare delle scosse. Secondo questa notizia, un gruppo di avventurieri per hobby ha scoperto giganteschi scheletri di creature simili a esseri umani in una grotta nelle montagne rocciose la scorsa estate. Alcuni dei defunti devono essere stati quindi alti più di 3 metri. Alla classificazione, il più grande essere umano della storia, Robert Wadlow, aveva un'altezza di 2,72 metri. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare, a questo punto, che tali casi di gigantismo sono collegati a un disturbo della distribuzione dell'ormone della crescita
e rappresentano l'eccezione assoluta. In modo molto diverso nelle montagne rocciose, qui i trekker si sono imbattuti in un'intera fila di corpi straordinariamente grandi. Se uno segue i rapporti che circolano in rete, allora il gruppo di scopritori ha informato immediatamente le autorità ufficiali e quando sono arrivati gli esperti, le loro mascelle si sono immediatamente aperte. Secondo le stime iniziali, le ossa hanno più di 10.000 anni, un'età che corrisponde approssimativamente alla data presunta del primo insediamento delle Americhe. Informazioni segrete. Ma supponendo per un momento che gli scheletri giganti siano stati effettivamente trovati nell'estate del 2022, perché lo stiamo scoprendo solo ora? Beh, si dice che questo sia perché i responsabili hanno immediatamente classificato la scoperta come top secret. Tutte le informazioni sono state deliberatamente trattenute al pubblico. Successivamente, il governo convocò una squadra di esperti composta da geologi, genetisti e storici. Divenne chiaro che l'età presunta era davvero corretta. Secondo loro, la scoperta era stata sigillata dal mondo esterno per 10.000 anni. Ancora più eccitanti sono stati i dettagli che i genetisti hanno portato alla luce. Le creature scoperte non erano affatto esseri umani insolitamente grandi, ma una specie di ominidi di cui nessuno aveva mai sentito parlare prima. Allo stesso tempo, gli storici ebbero il compito di studiare i testi antichi e il folklore delle tribù native al fine di stabilire possibili connessioni con le creature giganti. E in effetti la tradizione indigena raccontava di una razza gigante che aveva vissuto nella regione molto prima dell'arrivo dell'uomo. Inoltre, le storie raccontavano di un enorme cataclisma, cioè di una catastrofe distruttrice che aveva spazzato via i giganti, lasciandosi alle spalle le loro ossa. Si dice che le misteriose creature abbiano pesato fino a 450 kg. Dibattiti feroci. Per quale motivo i responsabili avrebbero dovuto tenerci questa notizia nascosta? Beh, come probabilmente puoi immaginare, l'annuncio della scoperta avrebbe gettato tutte le visioni del mondo nel caos. Le solite teorie sull'evoluzione umana sarebbero state scosse dalle sue fondamenta e anche le origini della nostra stessa specie avrebbero dovuto essere messe in discussione. Ma nonostante volessero mantenere le apparenze, le informazioni sono riuscite a trapelare. È nella natura delle cose che le scoperte non vengano immediatamente celebrate come rivoluzione scientifica. Al contrario, però, i dibattiti che ne sono nati si sono concentrati molto di più sull'autenticità delle presunte scoperte. Mentre alcuni critici affermano che sono al massimo i resti di un gruppo di persone deformate, altri non vedono nulla di più nell'intera storia che una sfacciata bufala. Dove la verità si stabilisce alla fine, il futuro lo dovrà mostrare. Quello che sappiamo, tuttavia, è che questo caso non è affatto un'eccezione. I racconti che hanno sempre circondato la cava di Lovelock nello stato americano del Nevada ci lasciano anch'esse a bocca aperta. Lovelock Cave. L'anno è il 1911, quando i minatori scoprono alcuni splendidi manufatti nella suddetta grotta. A quanto pare, tuttavia, gli uomini inizialmente non pensavano che la loro scoperta fosse particolarmente significativa. Mentre il lavoro continuava, alcuni oggetti venivano distrutti, mentre le autorità ufficiali non furono informate fino a qualche mese dopo. Nonostante ciò, gli archeologi convocati furono ancora in grado di recuperare 10.000 manufatti dalla grotta di Lovelock, che furono attribuiti alla tribù Paiute. Tra i reperti di 2.000 anni fa c'erano figure di anatre, sandali giganteschi, che erano poco meno di 40 cm di lunghezza ed erano troppo grandi per essere indossati da una persona comune. Ma non è affatto tutto. Ciò che non si trova più nelle moderne fonti di informazione è ancora stampato sui giornali dell'inizio del XX secolo. La grotta di Lovelock conteneva anche 45 scheletri umani. Ancora di più, alcune ossa erano anormalmente grandi. Di conseguenza, i defunti avrebbero dovuto essere alti fino a 2,45 metri. Ma questa non era l'unica circostanza in cui i giganti differivano dagli altri abitanti della regione. In effetti, i loro capelli non erano scuri, ma brillavano di un rosso intenso. Siteca. Ma chi erano questi esseri colossali? Cosa sappiamo della loro storia e del loro destino? Beh, per scoprirlo dobbiamo buttare nell'angolo i nostri libri comuni di storia e invece dare un'occhiata al folklore degli indiani Paiute, già menzionati. Nei ranghi degli indigeni la storia è stata raccontata per generazioni su un popolo brutale che i Paiute chiamavano Siteca.
Secondo la tradizione orale, questo era un popolo di estrema statura che possedeva capelli rossi fiammeggianti. Dire che i Siteka avevano una disposizione ostile sarebbe un eufemismo senza speranza. Di conseguenza, i giganti erano considerati grevi, viziosi e persino cannibali. Con questo in mente, non dovrebbe sorprendere nessuno che semplicemente non fosse possibile per gli indiani Paiute coesistere pacificamente con i colossi. Al contrario, temendo i brutali assalti della tribù, i nativi colsero ogni occasione per tendere un'imboscata ai giganti e ucciderne il maggior numero possibile. Il confronto lungo anni è finalmente culminato in un'ultima grande battaglia. Nel processo gli indiani riuscirono gradualmente a prendere il sopravvento, costringendo il gigantesco nemico a tornare in una grotta e a nascondersi. Quindi si dice che i Paiute abbiano esortato i Siteka a uscire e combattere onorevolmente. E quando i giganti si rifiutarono, tuttavia, gli indiani escogitarono un piano astuto, sigillarono l'ingresso della grotta con materiali infiammabili e iniziarono un grande incendio. I giganti, che poi fuggirono fuori in preda al panico, caddero vittime della grandine di frecce e i restanti bruciarono vivi o soffocarono. Qualche tempo dopo la battaglia, l'ingresso alla grotta crollò, in modo che da quel momento in poi nessuno potesse più entrarvi. Nephilim. A questo punto torniamo alla scoperta menzionata all'inizio di questo articolo. Come già detto, si dice che i giganti siano stati spazzati via una volta da una devastante catastrofe naturale. E cosa penseresti se ti dicessimo che un tale incidente è effettivamente descritto nella Bibbia? Ma andiamo con ordine. Nel primo libro di Mosè apprendiamo che i cosiddetti angeli di Dio sono scesi sulla terra perché desideravano le donne. Da queste connessioni i giganti dei tempi preistorici, i cosiddetti Nephilim, erano finalmente venuti al mondo. Fondamentalmente, tuttavia, le informazioni che l'Antico Testamento ci fornisce sul popolo dei giganti sono estremamente scarse. Per saperne di più su questa tribù, dobbiamo mettere il naso in quei passaggi che sono stati rimossi dal canone biblico ufficiale della Chiesa qualche tempo fa, gli Apocrifi. Conoscenza bandita. Ciò che i testi canonici omettono è ritratto ancora di più nel primo libro di Enoch, nel libro dei Giubilei e nel libro dei Giganti. Da un lato abbiamo sperimentato qui che i figli di Dio rivelano cose proibite e segreti nascosti del cielo ai figli degli uomini. Riguardo al gigante Nephilim, si dice che possedessero una fame insaziabile e praticamente distruggessero tutto ciò che attraversava la loro strada. Così anche gli umani dovevano essere stati sul menù dei giganti. Dopo che due Nephilim ebbero uno strano sogno di un tavolo inquietante che affondava nell'acqua, vollero rivolgersi a Enoch. Tuttavia, la figura biblica, di cui abbiamo già pubblicato alcuni video entusiasmanti, non era già più sulla terra in quel momento. E quando il messaggero Nephilim raggiunse Enoch in cielo, interpretò i sogni descritti. I giganti sarebbero stati distrutti da una catastrofe divina perché avevano risvegliato l'ira di Dio. Nel dettaglio, era stato quel devastante diluvio che conosciamo dalla storia come l'Arca di Noè. Tuttavia, alcuni preastronauti come Zaccaria Sitchin vedono i Nephilim non come discendenti di esseri divini, ma come alieni altamente civilizzati che sono venuti sulla Terra migliaia di anni fa e si sono mescolati con donne umane. Monte Verde. Quando l'uomo ha iniziato a colonizzare il continente sudamericano? Per avvicinarsi alla risposta di questa appassionante domanda, vale la pena di dare un'occhiata al sito di scavi archeologici di Monte Verde, in Cile. Si tratta infatti di uno dei pochi siti preistorici a cielo aperto del Sud America. Poco dopo l'insediamento dell'uomo nella zona, il fiume si è prosciugato, lasciando una palude che ha conservato perfettamente le strutture organiche per i posteri. Nel corso del loro lavoro, gli scienziati sono giunti alla conclusione che qui vivevano tra le 20 e le 30 persone, e questo circa 12.000-14.000 anni fa. Altre tracce, anche se non protette, mostrano addirittura una datazione di 30.000 anni. Alcuni di questi ritrovamenti hanno ribaltato completamente la visione comune della storia. Finora si riteneva che i paleoindiani avessero colonizzato l'America solo 3.000 anni dopo. Vicino al torrente, i primi coloni conosciuti hanno montato una specie di tenda, che era divisa in quartieri abitativi individuali.
con ogni quartiere abitativo dotato di un proprio camino. All'esterno di questo rifugio, coperto da pelli di animali, gli abitanti fabbricavano utensili e oggetti d'arte. I resti di piante commestibili rinvenuti, provenienti da distanze fino a 250 km, suggeriscono che gli abitanti dell'epoca vivevano come cacciatori e raccoglitori e facevano regolarmente lunghe incursioni nella campagna circostante. Sechinbaho. Le famose piramidi di Giza hanno circa 4500 anni. Tuttavia, quando i possenti monumenti degli antichi egizi furono completati, la grande piramide di Sechinbaho era in piedi da circa 700 anni. I resti della struttura, originariamente alta tra i 70 e i 100 metri, sono stati portati alla luce nel 2005. Ma il sito di scavo nel Perù occidentale ci offre anche una profonda visione dell'ambiente di vita dell'affascinante cultura Norte Chico. Gli inizi di questa cultura sudamericana dell'età della pietra risalgono all'anno 9000 a.C. Il popolo ha vissuto il suo periodo di massimo splendore tra il 3500 e il 1800 a.C. Oggi sappiamo che la costruzione del luogo di culto di Sechinbaho ha probabilmente segnato l'inizio di questo matrimonio culturale. Se ora ci spostiamo di circa 200 km verso sud, troveremo il sito archeologico di Caral. Situate nella valle del fiume Rio Supe, le rovine riscoperte incarnano la più antica città conosciuta del continente. In dettaglio, circa 1000 residenti permanenti vissero qui tra il 2600 e il 2000 a.C. Anche qui il Norte Chico creò alcune piramidi, ma con un'altezza di circa 18 metri, erano decisamente più piccole della loro imponente controparte a Sechinbaho. Zampe antiche. Gioielli preziosi, spade di grande valore, figure mitiche. È noto da tempo che le popolazioni del passato affidavano ai loro defunti una grande varietà di corredi funerari. Tuttavia, di recente, gli archeologi del Perù hanno potuto constatare con i loro occhi quanto potesse essere insolito il culto della morte dei nostri antenati. Nella tomba di un aristocratico, i ricercatori hanno trovato un paio di zampe metalliche che ricordano gli artigli affilati di un grosso felino. Secondo gli esperti, non c'è dubbio che gli oggetti siano stati realizzati per combattere. Come se non bastasse, i ricercatori ritengono che le zampe facessero parte di un costume integralmente fatto di pelle animale. È molto probabile che i guerrieri mascherati si sfidassero in duelli rituali. Il vincitore riceveva le zampe dell'avversario come trofeo, mentre il perdente veniva sacrificato agli dei. Le prime indagini indicano che le sepolture risalgono a più di 1500 anni fa. A quell'epoca la cultura Moche si trovava sulla costa settentrionale del Perù, prima di scomparire misteriosamente dalla scena nell'VIII secolo. I giganti preistorici. Ecco a voi l'argentinosauro, o in altre parole, uno dei più potenti animali terrestri che abbiano mai camminato sul nostro pianeta. Lungo fino a 30 metri e pesante più di 70 tonnellate, questo erbivoro dal collo lungo metteva facilmente in ombra tutte le altre lucertole primordiali. Le poche ossa finora conosciute dell'Argentinosaurus sono state ritrovate in Argentina alla fine degli anni 80, da cui il nome ufficiale. Per quanto riguarda la questione del più grande carnivoro di tutti i tempi, non si può evitare il giganotosauro. Anche i relativi fossili sono stati scoperti in Argentina. La ricostruzione dei ricercatori ha rivelato che il giganotosauro raggiungeva i 13 metri di lunghezza e le 7 tonnellate di peso. Nonostante la sua mole, la bestia raggiungeva una velocità impressionante di 50 km orari. Per procurarsi l'energia necessaria, doveva divorare 20 kg di carne al giorno, il che corrisponde a 4 volte il fabbisogno di una tigre adulta. Sfilate di animali. Non importa che si tratti di gatti, cani, tapiri o pecari, molti animali che oggi sono tipici del Sud America provengono in realtà dal continente nordamericano. Ma questo vale anche per il caso inverso. Le radici di armadilli e opossum si trovano in realtà molto più a sud. Di conseguenza, tra i 2,8 e i 2,7 milioni di anni fa, ebbe luogo il cosiddetto grande scambio faunistico americano, durante il quale innumerevoli creature si trasferirono in una nuova casa. Ma qual è stato il motivo di questi spostamenti di massa degli
animali. Da quando il Sud America ha iniziato a separarsi dal resto delle masse terrestri del mondo circa 100 milioni di anni fa, la fauna si è sviluppata in un modo completamente indipendente nel corso di migliaia di anni. Circa 2,76 milioni di anni fa, il continente troncato ottenne finalmente un collegamento sotto forma di un ponte terrestre stabile con il Nord America. Da quel momento in poi, innumerevoli animali hanno iniziato a utilizzare il ponte di terra appena creato, in entrambe le direzioni. Di conseguenza, alcune specie animali sono scomparse dal Sud America, e le nicchie che si sono liberate sono state occupate da animali immigrati. Oltre alle forme animali già presentate, i nuovi coloni sudamericani comprendevano anche orsi, cervi, cavalli, martore e conigli. In cambio, il Nord e il Centro America accolsero bradipi giganti, formichieri, capibara e il cosiddetto uccello del terrore Titanis. Vilcabamba. Nel 1536 il sovrano Inca Manco Capac II, nominato da Francesco Pizarro, si rivoltò contro i governanti stranieri spagnoli. Nonostante il sovrano indigeno disponesse di decine di migliaia di soldati, non riuscì a riconquistare la capitale Cusco. Dopo il fallimento dell'assedio, il sovrano Inca non ebbe altra scelta che ritirarsi a Vilcabamba con i suoi guerrieri. A posteriori, Vilcabamba è considerata l'ultima ritirata del potente impero Inca. Negli anni successivi, le popolazioni indigene opposero da qui una feroce resistenza agli spagnoli. Dopo che Manco Capac II fu ucciso da 7 traditori nel 1544, i suoi figli riuscirono a preservare l'indipendenza di Vilcabamba attraverso abili negoziati. Nel 1572, tuttavia, divenne evidente che gli Inca non sarebbero stati in grado di resistere agli spagnoli ancora a lungo. Dopodiché gli abitanti indigeni bruciarono la loro stessa città. Nei secoli successivi si perse la conoscenza dell'ultimo bastione Inca. Tutti i tentativi di ritrovare Vilcabamba furono vani. Infatti le rovine sono state riscoperte solo negli anni 60, con l'aiuto di fotografie aeree americane. Da allora sempre più reliquie di questo affascinante popolo sono tornate alla luce. Tra questi, ad esempio, il presunto palazzo del sovrano, edifici sorprendentemente ben conservati e un importante santuario che porta il nome di Pietra Bianca. San José. Come parte della flotta spagnola d'argento, la San José trasportò ripetutamente tonnellate di preziose materie prime dalle colonie sudamericane. Il galeone, completato nel 1696, era armato con più di 60 potenti cannoni per proteggere lo scintillante carico. Prima che la nave salpasse per l'ultima volta nel maggio del 1708, fu di nuovo riccamente caricata a Panama. Più di 340 tonnellate di monete d'oro e d'argento e 116 casse piene di smeraldi dovevano iniziare il lungo viaggio di ritorno. Che queste traversate fossero tutt'altro che innocue appare chiaro quando si ricorda che dal 1701 Gran Bretagna e Spagna erano impegnate nella cosiddetta guerra di secessione spagnola. Fu così che la flotta d'argento fu intercettata da 4 navi da guerra britanniche a circa 30 km dal porto colombiano di Cartagena. La feroce battaglia durò quasi 10 ore. Alla fine la San José prese fuoco e affondò nelle profondità del mare, a causa dell'esplosione di una polveriera. Più di 570 persone morirono, solo 11 sopravvissero. Il valore del carico affondato è stimato in diversi miliardi di euro, il che rende ancora più comprensibile il fatto che molti cacciatori di tesori abbiano cercato nel tempo di ritrovare il San José. Ma si è dovuto attendere fino al 2015 prima che il presidente colombiano Juan Manuel Santos annunciasse la notizia sensazionale. Un team di esperti internazionali era finalmente riuscito a rintracciare il relitto della nave vicino alla penisola di Barú. Tuttavia il ritrovamento mozzafiato è oscurato da alcune controversie. La questione della proprietà del San José è sempre stata al centro di accesi dibattiti. Secondo una convenzione dell'UNESCO, la nave e il suo carico appartengono al paese di origine, la Spagna. Il problema è che la Colombia non ha mai firmato la convenzione in questione. Anche il gruppo etnico indigeno boliviano Caracara si è schierato a favore della questione. I loro antenati furono costretti al lavoro forzato dagli spagnoli nel XVI secolo. Poche settimane fa sono stati scoperti altri 2 relitti della stessa epoca, vicino al San José. Sarà interessante vedere come le parti riusciranno a trovare un accordo. Mari Coxi.
L'esploratore Percy Fawcett ebbe una vita davvero emozionante. Dopo aver prestato servizio come soldato, il britannico imparò il mestiere di topografo. Di conseguenza, Fawcett fu inviato più volte in Sud America dal governo per mappare una delle ultime aree non sviluppate del pianeta. Mentre l'esploratore portava a termine i suoi incarichi ufficiali, venne a conoscenza di un'antica leggenda che da allora lo affascinò sempre di più: il mito della città sommersa di Zeta. Alcuni indizi suggeriscono che a un certo punto Fawcett si dedicò esclusivamente alla ricerca della città perduta. Non è certo che sia riuscito a scoprire le leggendarie rovine nel cuore della giungla brasiliana. Percy Fawcett scomparve senza lasciare traccia nell'estate del 1925 e non fu mai più visto. Si ritiene che l'avventuriero sia stato ucciso insieme al figlio da una tribù indigena. Altri, invece, ritengono che il duo padre-figlio sia stato accettato tra i ranghi della tribù e abbia vissuto nella giungla per il resto della sua vita. Durante le sue spedizioni nella foresta pluviale, il britannico continuò a sentire voci su un popolo grottesco. Gli indiani Maxubi raccontano così dei cosiddetti Maricoxis. Si tratterebbe di un gruppo di creature pelose, i cui membri si mangiavano a vicenda più e più volte. Se un essere umano cade nelle grinfie dei Maricoxi, viene arrostito su uno spiedo a fuoco aperto, prima che la carne venga strappata dalle ossa. In un viaggio successivo, Fawcett venne nuovamente a conoscenza di uno strano popolo di scimmie, che viveva in tane. Anche in questo caso, si dice che i membri della tribù fossero coperti di pelliccia scura e andassero a caccia durante la notte. Si dice che questi esseri avessero un olfatto talmente buono che si diceva avessero un sesto senso. In seguito, si dice che l'avventuriero abbia addirittura incontrato i Maricoxi di persona. Così, dopo alcuni giorni nella giungla, Fawcett e i suoi compagni si ritrovarono su un sentiero indigeno. Mentre gli uomini stavano discutendo se continuare o meno su questo sentiero, improvvisamente videro due figure in lontananza. Uno sguardo più attento rivelò l'aspetto insolito dei due sconosciuti. Fawcett dichiarò in seguito che si trattava di uomini insolitamente alti e pelosi. Avevano anche le braccia straordinariamente lunghe e una fronte grottescamente distorta. Poco dopo, i due sconosciuti si voltarono e si ritirarono nel sottobosco. Bene gente, ora tocca a voi. Quale scoperta del Sud America avete trovato più interessante? Come sempre, fateci sapere i vostri pensieri, suggerimenti e commenti sul video di oggi nei commenti qui sotto. Inoltre, già che ci siete, non dimenticate di darci un pollice in su e di iscrivervi per rimanere sempre aggiornati. Siete interessati ad altri video sui più emozionanti ritrovamenti archeologici? Infine vi invitiamo a dare un'occhiata agli altri video del nostro canale, a cui potete accedere cliccando su una delle immagini nei titoli di coda. Grazie per averci seguito. Buona continuazione e alla prossima!